concentrato di poesie in una sorta di staffetta tra due grandi compositori, Beethoven e Brahms, a coprire un periodo storico che va dalla seconda metà del Settecento sino alla fine dell'Ottocento. Il secondo appuntamento della rassegna di musica da camera a Chiavari ha proposto questo ideale viaggio partendo dal quartetto per archi numero 13 dell'opera 130, una delle ultime composte dal maestro tedesco nel 1825. È uno dei quartetti che riassume tutta la poetica del compositore e tutta la sua trasformazione che egli ebbe negli anni a partire dall'opera 18 fino all'ultima, all'opera 135. A seguire il primo quartetto dell'opera 51 di Brahms, composizione dalla tensione espressiva densa in cui si alternano momenti serrati e appassionati ad altri connotati da dolcezza avvolgente. Altro capolavoro a cui Brahms dedicò diversi anni, ci vollero 10 anni per poter dar vita a questo lavoro, però chiaramente all'interno c'è tutta la densità espressiva, la profondità e la drammaticità che è tipica del compositore. Protagonista dell'evento il Nussquartett, gruppo nato nel 2011 da 4 allievi del Conservatorio della Svizzera Italiana, che in breve tempo hanno saputo affermarsi tra le realtà musicali più interessanti della loro generazione. Ci piace in qualche modo mescolare per creare anche un po', far capire al pubblico quali sono i collegamenti tra le varie composizioni che istintivamente possono sembrare un po' distanti fra di loro, ma chiaramente c'è una storia in mezzo, c'è un filo conduttore che collega un po' tutto. Quindi. Il nome Nus deriva dal greco mente, razionalità, ma anche ispirazione e capacità creativa. E dunque è un termine molto, molto corto che però ha all'interno molti significati, molte sfaccettature.